Bentornati a Buongiorno Verona Live, siamo in diretta, come promesso, qui con me c'è Tommaso Corcioni, responsabile dell'Hydra Squidditch Plus Verona, benvenuto. Grazie Giorgia, grazie mille. Allora, anche con te, insomma, ti siamo sentiti qualche mese fa in streaming, adesso, insomma, è bello averti qui in persona, in carne e ossa, anche perché ci puoi spiegare, tra l'altro ti vedo sei qui con la maglia, sì. La maglia ufficiale della squadra, ecco, il Quidditch. Oggi parliamo di Quidditch, ecco, e nonostante la squadra del CUS Verona esista da 6 anni, perché, ecco, ci sono tante persone che ancora non sanno che esiste veramente questo sport ispirato d'altronde al mondo di Harry Potter. Quindi mi spieghi un attimo come si gioca a Quidditch, cos'è? Allora, la prima domanda che di solito ci fanno è come volate. Naturalmente, ecco, non si vola, c'è un adattamento un po' in tutte le regole. E si corre con dei bastoni omologati, che vengono chiamati appunto scope, e certo. Sono dei bastoni lunghi 1 metro, molto leggeri, in PVC, facili da usare, e nonostante magari uno possa pensare che potrebbero impedire il movimento, sono tranquillamente semplici da utilizzare, anche alla massima velocità. E poi ci sono tutti i vari ruoli che c'erano dentro nei libri e nei film di Harry Potter, quindi si possono ritrovare i cacciatori e il portiere che usano la pluffa per fare gol dentro i cerchi o difendere gli anelli, insomma. E i battitori che hanno dei palloni in mano, dei palloni da dodgeball, sono i bolidi, per colpire gli avversari. E naturalmente poi c'è il famoso cercatore, il ruolo che faceva Harry sì. Potter, deve acchiappare il boccino. Non avendo noi palline magiche volanti con le alette che vanno in giro, abbiamo un sistema diverso. Il boccino è una persona, tipicamente vestita di giallo, con un codino dietro la schiena da dover acchiappare per avviare la partita alla sua fase finale. Beh, è veramente molto molto interessante. Tra l'altro, appunto, 6 anni, dicevamo, tu sei praticamente nella squadra dalla sua fondazione. Sì, 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 dal primissimo allenamento. Anzi, ero stato nominato subito allenatore in quel momento. Ecco, com'è cresciuta la squadra nel corso degli anni, anche a livello poi di notorietà? Perché poi il Quidditch, appunto, è magari sconosciuto a tante persone, ma tante altre invece sanno di cosa si tratta. Allora, è uno sport che è arrivato in Italia dal 2011 e appunto a Verona abbiamo la squadra da 6 anni. Molti dei giocatori che ci sono stati nel corso degli anni hanno partecipato, poi sono andati via, poi sono aggiunti altri. Sono molto contento che siano arrivate anche nuove reclute ultimamente, post le riaperture, ecco, insomma, della pandemia. E viviamo di pubblicità con i nostri social, quindi naturalmente contiamo molto sull'ingresso di nuovi giocatori e giocatrici, perché è uno sport misto. Ecco. E in Italia la storia del Quidditch c'è appunto dal 2011 e si è susseguita con diverse squadre di diverse città. Ci sono dal profondo sud, abbiamo una squadra di Brindisi, e fino alle squadre più del nord Italia, comprese il centro naturalmente. Nel 2018 un grande evento in Italia, ci sono stati i mondiali. Sono stati i mondiali con le nazionali a Firenze. È interessante anche questo, non si sapeva, insomma, è una cosa che anch'io non sapevo. Ecco, per quanto riguarda invece i giocatori, appunto uno sport misto, quindi anche molto inclusivo, per quanto riguarda invece l'età, ecco, chi può giocare e fino a che età si può giocare e da che età si può giocare? Allora, i giocatori sono appunto dai 14 anni in su, non abbiamo per adesso in Italia molte possibilità di fare delle giovanili, nonostante magari portiamo la nostra esperienza e il nostro sport dentro le scuole. Sì. Però rimane un po' in quel settore. Dai 14 anni in su accogliamo tutti, ragazzi e ragazze, e tra l'altro, come dicevi, uno sport molto inclusivo, perché chiunque si riconosca in un genere non per forza binario può entrare in squadra e il suo genere viene riconosciuto nel roster del team. È uno sport che accoglie moltissimo, a me piace molto anche definirlo sempre democratico, perché essendoci tantissimi ruoli, sì. Ognuno può trovare tranquillamente il suo spazio, non occorre per forza essere la persona più veloce o la persona più grossa per placcare, tranquillamente ognuno trova la sua posizione ideale. Beh, molto molto bello.
Ecco, poi un'altra domanda sicuramente riguarda un attimo la disposizione anche di questi cerchi, che spiegami un attimo anche come sono messi, insomma, perché è interessante. È ancora difficile passare dalla Decathlon e dire scusi, vorremmo i 3 cerchi del Quidditch, non si trovano ancora. È tutto abbastanza homemade, rispecchia anche dei criteri per una sicurezza, insomma. Certo. E ci sono i 3 cerchi che sono esattamente come quelli lì potteriani, di 3 altezze diverse, e in particolare uno alto, uno medio e uno piccolo che vengono messi uno a fianco all'altro, ma il goal all'interno di questi cerchi vale sempre 10 punti, quale che sia la distanza del tiro. Beh, interessante anche questo. Però una chicca, insomma, è sicuramente il fatto che non tutti all'interno della squadra sono fan di Harry Potter, mi dicevi fuori camera. Non è per forza, insomma, obbligatorio essere. No. Non c'è un esame potteriano prima di entrare in squadra. Anzi, fun fact, gli inventori di questo sport, che l'hanno adattato negli Stati Uniti, non avevano mai letto i libri, avevano solamente visto i film. Quindi sì, non siamo un gruppo di cosplayer, diciamo, per quanto naturalmente si troverà di sicuro qualche Potter fanatico fra i nostri giocatori. Tu sei fan di Harry Potter? Abbastanza. È la generazione giusta, la nostra generazione, quindi giusta, esatto, va benissimo, sì, così. Sì, sì. Ecco, e adesso avete ricominciato anche gli allenamenti e tra poco ci sarà anche un bel appuntamento, giusto? Allora, abbiamo iniziato gli allenamenti sì da settembre, grazie alle riaperture pian piano siamo andati più tranquilli, e è andato anche confermandosi il campionato italiano, quindi abbiamo le tappe pian pianino che verranno svolte durante l'anno sportivo, e la prima sarà proprio a Verona, quindi l'11 e il 12 di dicembre ci sarà la prima fase del campionato, il season starter. Nei nostri campi, i campi di rugby di Parona, dove di solito ci alleniamo grazie al CUS Verona. Ecco, e allora, insomma, non vediamo l'ora magari di dare un'occhiata, insomma, terremo monitorati i vostri social sicuramente, e invitiamo tutti i curiosi, magari quelli che sono stati incuriositi da questo bel racconto, ad andare a vedere appunto sui social dell'Hydra Squidditch CUS Verona qualche informazione in più, magari anche contattarti, Tommaso, per magari provare, non so, una partita di Quidditch. Dice provare a entrare in squadra. Certo, ci sono anche degli appuntamenti durante i nostri allenamenti per delle prove gratuite. Quindi perfetto, tutti quanti quelli interessati possono contattarci per provare a venire. Benissimo, allora io, Tommaso, ti ringrazio per essere stato mio ospite e ti faccio un grande in bocca al lupo per il futuro. Grazie mille. Benissimo, adesso spazio alla musica e noi torniamo tra poco con una nuova ospite.